Questo programma è offerto da Azienda Agraria Fiore, Mortadella Beretta, Vino Nero di Borgo, Borgo Libertà, Brunello Prosciutto Cotto Il Leggero, Latte Cordisco, Lais Patatine Classiche, Orti di Levante, Panificio Priore, Raspini Ventricina Piccante, Brisaola Rigamonti. Mi chiedo spesso perché dovrei essere assemblato e programmato come un robot di latta e di tendenza, capibile da tutti e che ti dice sempre di sì. E non do peso alla maggioranza, non è importanza. Ciao a tutti, benvenuti a casa con V. Ma tu non stai bene, ma così io vengono tanti psicoterapeuti in trasmissione. Ma li chiami per me? No, dico vengono tanti. Ma c'è anche lui da aggiustare. No, Michele ha fatto un abbonamento annuale. Ah, okay. No, ormai ho la Fidelity Card. La Fidelity Card, l'altra è quella di Convi, quella dello psicologo. Ma secondo psicologo. Me, ieri in un'altra vita ero un vigile urbano. No, secondo me tu eri una molla. Oh, ma adesso Michele oggi com'è calmo, non ti far notare, ma come mai? Senti, secondo me non è tanto a suo agio. No, perché? No, perché in realtà è che, vabbè, abbiamo dovuto annullare il concerto di sabato perché ero praticamente afono. La faringe non aveva la voce, per chi non... afonia vuol dire, sì, no, no, dal greco. Meglio... Vabbè, comunque non... questo, e quindi vabbè, non ancora mi sono ripreso del tutto, un po' di voce per parlare ce l'ho. Vabbè, quindi seguite la trasmissione, perché se dovesse morire in diretta sarebbe uno scoop per tutti. Sarebbe una cosa... Morire non muore, al massimo rimango muto, però e sarebbe una gran cosa ogni tanto. Okay, eviteremo, guarda, se due rimani o tre muto ti porto a fare un bel viaggetto. Ma devi sapere che è stato capace di parlare da Foggia a Sanremo 1100 km in Italia. Lo ricordano tutti questo fatto oramai. Oh, allora, iniziamo la nostra trasmissione. No, cioè non è che io sono strabico, perché oggi non abbiamo il monitor, quindi non so dove devo vedere. Iniziamo la nostra trasmissione oggi dedicata alla scuola. Esatto. È un istituto storico di Foggia, che è il Pascal. Eccoli qua. Ma quanto sono belli, Oh, ma qual è l'alunno? Qual è il professore? Quali sono gli alunni? Cioè, grazie. Oh, allora, hai messo il foglio? No, non ho la scaletta. Te l'ho data prima, eri pure il nominatore delle... Va bene, Michele non fa niente, non è il momento per lui. Allora, abbiamo il professor Raffaele Identi, benvenuto. Grazie. E poi, visto che è l'uomo del monte, si è perso la scaletta, puoi testimoniare che l'ha mai avuta? Sì, sì. Era scritta con la penna rossa. Ma non qui, cioè, sicuramente. Te l'ha data sopra. Quello l'ha controllato essere fumato. Oh! Si presenteranno direttamente loro, quindi passiamo il microfono. Sei contenta di esordire in questa... Sì, sono contenta. Sono entrata nel sotto sopra personalmente perché... Aspetta, ma tu devi solo dire come ti chiami. Cioè, la storia della tua vita dopo. Come ti chiami? Valeria. Oh, perché il sotto sopra ancora non sanno i nostri telespettatori che cos'è. Valeria, di quale classe? Quarta F, quindi è quasi finito. Sì. Quasi. L'anno prossimo. Speriamo. Oh, accanto a Valeria. L'anno di reclusione poi fa. No, ce l'hai il microfono. Ce l'hai, allora, okay. Ne vuoi due? Mi farebbe piacere. Allora, io sono Dalila Vero della quarta F, vado in classe con lì. Andate in classe, sei tutte e due di Foggia? Sì, di Foggia. Benissimo. Io invece sono Michele, faccio la quinta A. Finalmente sono, diciamo... Quasi alla fine. Ma ti dispiacerà molto. Assai. Si vede il traguardo. Si vede. Tu invece? Sono Matteo e vado in classe sua. Siete anche nel banco insieme? Sì. Che fortuna. Un'intuizione. Sì, perché hanno quell'affiatamento tipo chi dei due fa i compiti e chi copia? Non si dice. Non si può dire. L'anno prossimo ce lo dirà.
Esatto. E poi? Io mi chiamo Mattia e sono della quarta D. Della quarta D, quindi tre della quarta e due della quinta. Oh, che allora, loro perché sono qui? Perché loro, e io sono contento di questo, tra i vari progetti, perché il Pascal è un istituto che fa tanti progetti, ne hanno fatti anche alcuni che riguardano il giornalismo, anche perché tu sei un giornalista, no? No, diciamo che no. C'è molta passione. Ah, sei un appassionato di giornalismo. Sì. Da piccolo nutrivo questa passione, però non si è mai concretizzata, mai arrivato poi a una certificazione. Ho capito, però sei un appassionato. Certo. Oh, è una gran bella cosa, anche perché alla fine sei tu quello che dirige il giornale scolastico. Ahimè. Oh, e questo giornale scolastico, come si chiama? Il sottosopra. Eccoci, svelato l'arcano. A ricostruire, si chiama Il Sottosopra ed è un giornale che è veramente, sono diversi anni che c'è, no? Andavo ancora in scuola. Cioè pensate, nel 1492. E lei ne sa qualcosa. Sì, ma tu andavi a scuola allora? Io andavo al Pascal. Certo. Sono un ex alunno del Pascal. È una pascalina. Tra l'altro bisogna dire che Il Sottosopra ci ha anche intervistato in più di un'occasione, sia durante il nostro primo singolo, quando lanciammo nel 2012 Volontà Popolare. All'epoca c'era Simone Villani che faceva, e lui mi intervistò personalmente per il giornalino, e sia poi quando abbiamo avuto l'occasione di andare a The Voice, insomma, dopo, non ricordo male se la seconda o la terza puntata, loro ripubblicarono, insomma, il nostro articolo, sì, per parlare del fatto che comunque già ci avevano intervistato e poi eravamo arrivati su eravate sugli altari, no? Sulla cronaca, sulla ribalta. È un giornalino che ci ha sempre dato voce, tra virgolette. Certamente. No, ecco. Lì eravamo più contenti quando arrivava il giornalino della scuola in classe che quando ci regalavano il giornale, perché il giornalino l'abbiamo sempre letto tutti. Adesso da ex alunna lo posso dire. Non fosse altro per la curiosità di vedere oggi chi c'è. E anche chi per sta le sul pillole giornale. Le pillole di saggezza. Che quelle le inventiamo insieme, perché che tanti problemi hanno dato. Però Le prime parole di Dio, le Però possiamo dire diciamo che questo è un giornalino possiamo dire che è un giornalino libero, nel senso che viene scritto quello che, oppure viene filtrato. Forse. No, diciamo che non è mai successo un condizionamento sugli articoli. Però non possono scrivere male della preside, perché ci sta qualche, non sulla persona, perché è una persona squisita, ma se può succedere una iniziativa o una normativa che dispiace, i ragazzi dicono la loro. E questa è una gran bella cosa. Tra l'altro questo giornale non è un giornale scolastico così, è tra i migliori giornali scolastici d'Italia, no? Anche questo è un compito gravoso. Beh sì, questo ci impegna, perché voglio dire, poi confermarsi negli anni successivi è sempre difficile, no? Quando si vince, anche quando si vince, devi avere i numeri, poi riconfermarsi è ancora più difficile. Noi l'abbiamo fatto negli anni, ci è sfuggito quello dell'anno scorso, ma negli altri anni abbiamo vinto, e mi piace ricordare un'edizione in cui vincemmo sia sul web che sul cartaceo. Quindi ci classificammo. Avete messo tutti sotto sopra. No? Tutti sotto sopra. Tutti sotto e noi sopra. Esatto, è una bellissima iniziativa. Quando è nato però il giornale proprio? Beh, nacque, a me piace ricordarlo, lei era ancora più piccolina, perché dobbiamo tornare nel 2000, e una ragazza in una lezione si parlava del disagio giovanile e le lezioni mi riuscirono così bene che i ragazzi dissero: vabbè, ma condividiamolo con gli altri, queste cose è opportuno che anche altri riflettano. E quindi da qui l'unico strumento che ci è parso subito immediato è stato il giornale. E ricordo i primi numeri con delle fotocopie, erano fotocopie. Abbiamo i primi numeri e poi i primi numeri senza il numero, perché cercavamo il direttore responsabile. Non solo il direttore responsabile, dovevamo cercare tutto, la veste, anche non solo grafica, ma anche il titolo. E come si chiama questo strumento? Il giornale, sì, come lo chiamiamo? Allora partì un concorso e ricordo i tanti nomi che i ragazzi facevano: Pascal News, Mai dire Pascal. Ce n'erano altri. Vinse Il Sottosopra e da allora abbiamo conservato questo titolo. E loro fanno
parte della redazione, no? Sì. Del sottosopra, quindi sono colleghi, sono giornalisti. Invece quella che stiamo vedendo nelle immagini è la dirigente scolastica, no? Sì, è la nostra dirigente che ci sostiene, mi preme sottolineare questa cosa, ci sostiene in questo progetto, lo condivide e per quanto è possibile ci accontenta in tutto. Come e questo chiama, è importante, diciamo il nome, no? Giulia Rosa Trimboli. Oh, io vedo che è anche giovane, il che sì. Depone a favore della scuola, perché diciamo, cioè, da valore aggiunto. Ai tempi miei c'era uno che era stato insieme ai Mille Garibaldi, insieme a Garibaldi, alla spedizione dei Mille, da Porto a Marsala, stava pure il presidente del Marconi quando andavo io. Invece la cosa pure io andavo al Marconi, cioè anche ai tempi miei esisteva il Marconi, esisteva in un'altra sede. Purtroppo tutti fanno degli sbagli nella vita. Quindi. Sì, infatti, no, io sono felicissimo. Oh, ma tutti e due volete la querela? No, io sono felicissimo del Marconi. Perché? Opinione personale. Esatto. Oh, invece al Pascal c'è una preside giovane, questo significa, insomma, come minimo sarà molto più vicina agli argomenti che interessano ai giovani. Non conosce Garibaldi, quindi non sa, l'ha solo studiato sui libri di scuola. Marsala, con i Mille, è già una gran cosa. Ne avevo una che aveva 102 anni e noi ci chiedevamo, ma come, cioè, è stata la professoressa dei miei zii, ma quante... No. Beh, in realtà Highlander. Ho avuto una professoressa di trattamento testico. Hai avuto una professoressa? Sì. Beh, insomma, noi la nostra carriera dura 40 anni. Infatti, sì. Vabbè, ma parliamo un pochino con i ragazzi della redazione. Certo. No? Vediamo cosa fanno nel giornale. Iniziamo, scambiatevi il... ora puoi dire quella cosa. Lei era preparata. Io sono nuova del sottosopra e sono entrata quest'anno. E sono entrata perché volevo essere una parte attiva della scuola. E di cosa ti occupi nel giornale? Faccio articoli più che altro di quello che succede dentro la scuola. Quindi cronaca. Sì, di recente ho intervistato una ragazza dalla nostra scuola che è arrivata alle nazionali informatiche. Quindi tu sei un po' la cronista, quindi, della redazione. Sì. Oh, ma se tu fossi una giornalista vera, cosa ti piacerebbe fare? Sempre se ti piace il giornalismo. Sì, più che altro sembra cronaca. La cronaca delle parti nostre è brutta, sono molto ammazzati, cose, però mi era un po' di stomaco, ha tanto sangue freddo. Tu invece? Allora, io sono entrata insieme a lei, difatti siamo entrate esattamente nello stesso momento. A me piace molto scrivere, per questo che sono entrata. Difatti, diciamo, voglio capire se sono fatta per il mondo del giornalismo. E scrivo un po' di tutto, cioè io sono disposta a scrivere quello che c'è da scrivere, senza preferenze. Quindi insomma ti accontenti un po' di tutto, perché poi all'inizio bisogna sempre fare un po' di tutto. Pensate che io facevo le brevi di sport quando sono iniziato, a me dello sport non me ne fregava assolutamente niente, però poi ho fatto la cronaca, morti ammazzati, l'economia, un po' di tutto. E ho scoperto che la cosa migliore era stare con gli iWolf a fare il pagliaccio in televisione. Quindi tu un po' di tutto, ti piace scrivere articoli o ti piace scrivere altro? A me piace scrivere in generale, cioè per questo io sono un'appassionata di scrittura e anche di lettura, quindi. Però diciamo il tema del cinema mi interessa un po' di più, se dovrei scrivere un articolo. Quindi, diciamo, sei orientata verso gli spettacoli, la cultura e gli spettacoli. Vuoi dire qualcosa? No, a proposito del cinema mi piace ricordare la convenzione, perché il giornale ha anche delle collaborazioni. E c'è una collaborazione con la Città del Cinema, i ragazzi vanno al cinema e raccontano il film. Quindi andate al cinema perché? Ed è stato bello il film perché? A scrocco andate al cinema. No, voglio collaborare anche io. Però devono fare la recensione. Però fanno fare la Città del Cinema di Foggia collabora sempre aperta con collaborazioni. Vero. Mimmo Morsuillo è eccezionale. Certo, anche l'anno scorso insomma c'è stata la collaborazione con Combi ed è stata una cosa molto carina. Invece io gestisco il canale YouTube, che penso che sia uno strumento abbastanza essenziale per far conoscere il giornale. Insomma, gestisco non solo i video, ma gestisco anche, diciamo, a come pubblicizzare questo canale affinché poi si raggiunga poi un ottimo risultato, numero iscritti. Un pochino del marketing, diciamo così, no? Sì. Che video pubblichi? Allora, naturalmente ci sono un sacco di interviste, oltre alle interviste ci sono anche dei
dei video che condividiamo, come non solo su YouTube, ma gestiamo, io gestisco anche la pagina Facebook, quindi quando vediamo qualcosa, qualche diciamo fatto di cronaca, lo condividiamo. Ma li montate anche i video? Sì, io li monto. È fantastico questo uomo, Sì, sì, diciamo che abbiamo creato lavorare qui, no? Sì, sì, non è che gli convenga molto, guadagni di più al passo. Sì. Diciamo che io abbiamo creato la nostra intro, quindi abbiamo monto la intro, monto diciamo quello che riguarda l'audio, il video, quindi lo sincronizzo. È un factotum, largo al factotum. Bene, mi fa veramente piacere. Il tuo compagno di banco invece? Allora io potrei definirmi membro più longevo della redazione. Hanno bocciato 4 volte. No. Diciamo che proprio dal primo anno della scuola sono entrato nella redazione fin da subito, proprio perché amo la scrittura, amo comunque anche il giornalismo. E per rispondere proprio a Michele Delle Wolf, è vero che niente viene filtrato. Una volta io, proprio per provare questo strumento, scrissi, ovviamente scherzosamente, cacca. La cacca è bella, scrissi questo praticamente, e lo pubblicai. Ovviamente poi eliminai subito l'articolo, però per far capire che tutto ciò che scriviamo non viene assolutamente filtrato, quindi ciò che pensiamo, ciò che vogliamo scrivere, noi lo pubblichiamo. Ovviamente per quanto riguarda lo strumento online, perché ovviamente il giornale cartaceo è già ovviamente più... richiede ovviamente più controlli, più... Vabbè, più è normale, però insomma, questo anche per far capire che non è vero che tutta la stampa poi sia pilotata. Io sono 20 anni che faccio il giornalista, ho lavorato per la seconda televisione del mondo, ho lavorato per Repubblica, ho lavorato per il Corriere, e nessuno mai mi ha detto cosa fare. È vero anche che lavoravo per la cronaca nera, quindi non è che potevo dire, non dire che quello è morto, cioè alla fine era una cosa brutta, però ecco, non dipende sempre da come vi ponete voi e da quello che volete fare. Magari chi lavora nelle redazioni politiche ha qualche restrizione in più, perché se lavori a Repubblica non potrai mai andare contro il PD e cose del genere, insomma, però loro lo sanno, quindi alla fine non sono costretti. Poi c'è risaputo, tra virgolette, che a livello nazionale comunque parecchi direttori di giornali vengono finanziati dai partiti politici, cioè, ma anche quelli locali, anche quelli non locali. Solo quelli, no, ma dico quelli nazionali, è risaputo, cioè per dire che magari, non so, il giornale scrive per una fazione mentre il Corriere della Sera scrive per quell'altra, cioè nel senso... Ma infatti bisognerebbe comprarli tutti i giornali ogni giorno per avere un'idea. Sabato all'università i nostri ragazzi sono andati in alternanza e stanno partecipando a un corso organizzato da Rotary. E proprio sabato c'era la lezione sull'informazione e c'era Giacinto Pinto che ha intrattenuto i ragazzi, G1. Esatto, sull'informazione libera, si è parlato di web, si è parlato di carta stampata e sono venuti fuori tantissimi temi, anche perché le domande poi sono state abbastanza precise. Proprio su questo, no? Sì, al di là, voglio dire, è durato 2 ore, i ragazzi hanno seguito. Lui è stato bravo anche a scendere in mezzo ai ragazzi e a provocarli, e sono venuti fuori anche. E anche perché Giacinto Pinto, quando ha iniziato a fare giornalista, andava al liceo classico, quindi era come loro, poi insomma è riuscito ad andare ad alti livelli ed è una vecchia volpe del giornalismo, nonostante sia... Gli è mancato il giornale scolastico, ma secondo me dove sta bene comunque. Chissà che un giorno non saranno loro a intervistare la vita. Ma facilissimo, perché no? Ce l'auguriamo. Allora, quando vi dicono che è difficile, sono certo, però se volete farla questa cosa, la fate. Voi non avete idea in 20 anni con quanti mulini a vento ho dovuto lottare, però alla fine se faccio il giornalista, a parte questa trasmissione, non so, faccio ancora giornalista, non così mi ricordo, è perché l'ho voluto veramente fare. Senza impegno non c'è soddisfazione. Assolutamente, ecco, ma si può andare avanti anche senza la raccomandazione, ve lo posso assicurare. Oh. E questa è l'esperienza che hanno fatto loro, perché quando ci è arrivato il primo premio ho usato queste parole: ragazzi, io non conosco nessuno a Roma, ci hanno premiato, ma vi assicuro che non conosco nessuno. L'Ordine Nazionale dei Giornalisti non so manco dove sta di casa. Per cui è stata una soddisfazione da parte loro capire che anche nel nostro territorio l'impegno poi porta anche a delle gratificazioni. Certo.
E questa è stata una. Gli iWolf sono un altro esempio. Esatto. Gli iWolf sono un esempio dei quello che l'abbiamo citato in questa direzione anche ricordo in qualche passaggio. E sono quelle espressioni della nostra città sempre martoriata, sempre ecco, che fanno ben pensare, fanno sperare. Altrimenti avrebbero fatto le sigle televisive. Poi naturalmente anche a noi, cioè personalmente ti dico, più di una persona mi è venuta a dire che quando siamo andati noi a The Voice a Foggia hanno detto no, ma come, non avete pagato 5.000 euro? No, diceva, noi sapevamo anche il prezzo, hanno detto. Se mi fai finire la frase ci sarei arrivato, però non fa niente. Comunque per dire, c'è stata questa voce che dicevano no, ma ci hanno detto che per entrare a The Voice ci vogliono 5.000 euro, cioè noi che prendevamo 50 euro a sera nei locali, cioè non, ma manco con 100 date le avremmo e su questo posso garantire anch'io, altrimenti cioè, sareste stati a Sanremo, avreste fatto le sigle televisive e tante cose carine. Oh, però scusateci, c'è un momento triste, lo abbiamo abbandonato, non gli abbiamo fatto dire niente. ma e il caporedattore di tra l'altro è un'altra precisazione. La nostra redazione vive di stagioni, perché poi i ragazzi vanno via e a me, ahimè, tocca ricominciare con quelli più piccoli. E quindi quando hanno capito, vanno via, mi abbandonano. E ricomincia con tanto sacrificio, tanta pazienza. E lui è di questa stagione, di questa redazione, è il caporedattore. Ah, capo! E l'abbiamo lasciato per ultimo. Tu ci sei in fondo, raccontaci un pochino quello che fai. E questo è il secondo anno che sono nel sottosopra. Ho iniziato l'anno scorso per curiosità, volevo provare qualcosa di nuovo. Poi non mi occupo di un settore specifico. Se ho qualche idea, qualcosa da scrivere, pubblico l'articolo. Però per quanto riguarda il discorso della politica, l'anno scorso insieme a un altro mio compagno che non è qui, ci siamo occupati del referendum costituzionale. Comunque un argomento molto delicato e ci hanno lasciato totalmente carta bianca. Noi partecipavamo ai convegni, facevamo dei video, dei servizi. Facevamo dei giornalisti veri. Sì, e non ci hanno mai detto di scrivere questo o quello. Scrivevamo ciò che pensavamo e nessuno ci ha detto niente. Giusto, ma poi diciamo anche questo, è un giornale di ragazzi, per i ragazzi, sarebbe il colmo, insomma, se fosse pilotato, ecco, no, assolutamente. Lui non lo vuole dire, lo dico io, è riuscita nell'intervista anche del ministro. Ah, addirittura, addirittura. Com'è stato intervistare un ministro? L'intervista è stata via mail, quindi... ho provato a contattarla e, la ministra dell'istruzione, l'attuale ministra Valeria Fedeli, e gli ho chiesto riguardo la riforma di Stato in corso. Mi è venuto spontaneo fare così, eh. No, sì. La riforma in corso e anche della buona scuola. Ne sapevi comunque... più tu, naturalmente. No, immaginavo, scusa, ma mi viene spontaneo. C'è da dire. Sì, oggi tocca a me. Alcune domande ha preferito evitarle. Che non era andata su Wikipedia. Sì, ho fatto una domanda riguardo visto che cosa l'accoglienza a Renzi a Bari, sì, una cosa sì, bellissima, è stata una signora che ha parole dolci, ma diciamo. Esatto. Va bene, andiamo in pubblicità adesso. Il numero di telefono è 0881 33 0035 per parlare con i nostri ospiti, per intervistare i nostri ospiti. Poi se il ministro vuole chiamare, ci fa sempre piacere. Siamo ma sa fare? Pubblicità. Supermercati Convì, la differenza in evidenza.
conquistavano subito. Il suo garzone si era innamorato, ma non aveva il coraggio di dichiararsi. Ma Leo la sapeva lunga in fatto di dolcezza. E vissero tutti felici e contenti. O quasi. Fatti in casa di Leo. Bontà senza olio di palma. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. Nel nuovo numero di Convi Magazine. Seguici in diretta TV su Teledauna, canale 87. In questo numero, cucina, castagna, le tanti doti dell'avatissimo frutto autunnale conferiscono l'energia giusta per affrontare la nuova stagione. Tempo libero, partita Foggia Fotografia, la Puglia senza confini, lifestyle. Arriva la Rewind Style Mania, i nonni dettano le tendenze. Nutrizione. Oggi, cari lettori, vi parlerò dei cavoli. E in più gossip, news, attualità, eventi, mostre, sagre nella nostra provincia e non solo. E in più tutti i tuoi programmi televisivi preferiti. Tutto questo ed altro ancora, solo su Convi Magazine. Eccoci qui, di nuovo a casa Convi, e vi dedichiamo una canzone. Cioè, almeno il titolo lo vuoi dire? No, non ce n'è bisogno. Una canzone qualsiasi, una canzone qualsiasi. Una canzone qualunque, anzi, meglio col microfono. E io ancora non riesco a capire come tu faccia a riproporre, perché c'è una voce
La voce di Cristina, io amo la voce di Cristina, e anche quella di Michele, ma la voce di Cristina quando fa Antonella Ruggero mi fa venire i brividi, lo dirò sempre. Ma come cacchio fa? Come nel frattempo ci hanno sostituito il monitor, ci hanno messo quello che ha trasmesso la marcia su Roma in la marcia su Roma, è vero, l'aveva trasmessa in diretta, bravo. Sì, è vero, si sente ancora giù. Oh, bene, bene, bene. Oh, allora, torniamo ai nostri... voi avete vinto quindi questo premio, ma partecipate sempre a, a premi giornalistici o no? Sì, queste edizioni sono annuali. Ogni anno l'Ordine Nazionale dei Giornalisti fa una, la raccolta di questi giornali scolastici, li valuta, c'è una commissione di giornalisti professionisti, li valuta e poi assegna i premi a questi giornali sia nella redazione cartacea sia in quella del web, quindi il sito. Ma... l'ultimo video invece è Albo Scuole. Albo Scuole è un'associazione che anch'essa fa ricognizione sui giornali scolastici, ogni anno c'è questa edizione e i vincitori a Chianciano ritireranno il premio. La novità di quest'anno è che Albo Scuole ha aperto anche alla musica, ha aperto anche ad altre forme espressive dei ragazzi. Quindi non solo il giornale come da tradizione, ma anche altre forme saranno rappresentate a Chianciano. Io volevo anche dire una cosa, adesso abbiamo parlato di tante cose belle, la redazione, la libertà di espressione, però è anche vero che nella nostra scuola, dico nostra perché la sento ancora mia, è successa una cosa un po' brutta. Bam, 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 bam. Un furto hanno rubato i computer della scuola e loro si stanno occupando anche di alcune iniziative per recuperare questi computer. La parola al professore. Sì, è stato un bruttissimo giorno quello quando abbiamo appreso di questo furto. Io dico sempre che la scuola non è della scuola, la scuola è della società civile, è un'espressione della società civile. La scuola è della città di Foggia e il furto è stato fatto alla città di Foggia. La scuola in sé potrebbe anche non esistere se non avesse una funzione sociale. Ma anche perché nella nostra scuola servono realmente, non come molte certo, scuole dove certo. E tu ne sai qualcosa. Dove l'ora di laboratorio uno va per giocare a Super Mario. No, assolutamente. Nella nostra scuola si gioca anche a Super Mario, ma serve, altrimenti non puoi diciamo passare. Che non si gioca più a Super Mario perché ormai non esiste. Però realmente i computer servono per imparare a programmare. Sì, questo è stato doloroso. Noi abbiamo subito reagito e questo ci piace perché ha fatto il giro della città, anche delle testate giornalistiche che ci danno una mano, noi collaboriamo con alcune di esse e, è stato doloroso, i ragazzi hanno risposto che non comprate quei computer. Il post ha raggiunto 68.000 visualizzazioni, giusto? Sembra in tematiche social, ecco. oggi è molto importante questa cosa, ma tra l'altro perché secondo me andare a comprare quei computer lì significa, senza esagerare, essere anche essi fautore del furto. Cioè perché alla fine tu vai a favorire, sì, perché vai a favorire un sistema sbagliato. È la stessa cosa di quando, per dire, vai allo scanner delle macchine, dicono mi serve questo pezzo, dice no, non ci sta, passa domani. Cioè passa domani che vuol dire? Vuol dire che durante la notte lo andranno a prendere da qualche parte. Stiamo vedendo delle immagini di un'aula. Sì, questo ed è questo, è questo il laboratorio. Questo è il laboratorio dal quale sono, ma solo in un laboratorio sono spariti? Solo un laboratorio. E sono spariti questi portatili, ovviamente è più facile anche da trasportare, hanno divelto la finestra, eccola qua, sono entrati dall'esterno, hanno chiuso una fotocellula che non sarebbe servita a molto, però l'hanno chiuso con carta argentata e hanno agito indisturbati. Quindi conoscevano benissimo, diciamo, anche tutto il posto? Tutto fa presupporre che sapevano dove andare. Però, prego. Come hanno risposto le persone a questo appello? Avete cambiato anche l'appello, se non sbaglio? Sì, sì, adesso siamo nel secondo appello, mi piace annunciarlo qui, a breve ci sarà il comunicato stampa. Mm-hmm.
e voglio dire, continua ancora l'iniziativa. Dopo, non comprate quei computer, proprio per quello che dicevo prima, la scuola della società della città, chiediamo alla città, aiutateci, hashtag, oggi si usa tanto, hashtag aiutateci a comprare quei computer e a rimettere su quel laboratorio che è dei ragazzi, è un laboratorio dove i ragazzi progettano, è un laboratorio dove i ragazzi non solo progettano ma studiano anche e quindi si formano, ha una duplice valenza e questo è importante. Per cui noi speriamo in breve tempo di risolvere questo, anche perché qualcuno, e poi daremo ribalto e risalto a chi ci darà una mano, l'idea dei ragazzi era di dipingere tutta la parete in fondo con i nomi di chi ci aiuta. Se il contributo è grosso, il nome sarà più grande. Se come, il contributo come è così piccolo, degli sponsor, no? Perché noi quando ci è capitato di chiedere gli sponsor, no? Per alcuni, insomma, alcune iniziative, naturalmente per più metti, più il logo diventa grande, poi è esatto. Sia così. Il principio è quello. E questo noi ci, confidiamo tantissimo in questo, faremo, ripeto, un comunicato stampa, lanceremo anche verso gli organi ufficiali questa nostra proposta di dare una mano ai nostri ragazzi ricostruendo quel laboratorio. Ripeto, qualcuno già si è fortemente interessato a noi, siamo disponibili a qualsiasi tipo di collaborazione per chi vorrà darci una mano. Noi incrociamo le dita. Si spera, anche perché spesso capita che quando si fanno dei furti non vengono poi venduti gli oggetti, insomma, requisiti nella stessa città, ma in altre città. Quindi diventa anche più difficile reperire poi tutti i computer e fare in modo che ritornino al loro posto. Sì, questo è vero, questo è vero. Però noi ci abbiamo provato, nel senso che quella era un'iniziativa immediata dei ragazzi, la reazione più immediata era quella di non comprate quei computer. Adesso però questa è un po' più forte, più seria, che lanciamo alla città, che sappiamo ci stima tanto, la nostra formazione didattica è molto apprezzata dai foggiani, mandano i loro figli a scuola da noi e quindi in questo senso noi cerchiamo un aiuto, una sponda per questa iniziativa. Bene, ma per avere un'idea di cosa si fa al Pascal, insomma, ragionerie e programmatori, vediamo subito un video, uno spot della scuola. Arriva. Facciamo vedere. Perché scegliere il Pascal? Perché il Pascal è la scuola in cui vivere, crescere e progettare il tuo futuro. 11 laboratori di informatica, un laboratorio audiovisivo, laboratori di fisica e chimica, un laboratorio di biologia e scienze della terra, aule con lavagne interattive, la biblioteca, l'auditorium con videoconferenze, la palestra, il bar, la sala mensa. Al Blaise Pascal riceverai una formazione solida, ampia, innovativa e di respiro internazionale. Istituto Tecnico Economico Blaise Pascal, la scuola che costruisce il tuo futuro. Benvenuti al Pascal. Un'esperienza ancora del giorno. Oh, che bello, noi nel frattempo chiacchieravamo. Sì, no, io mi è venuto in mente una domanda, anche se non è una cosa proprio tra virgolette bellissima, però chi mi vuole rispondere mi risponde. Ma fanno come a scuola. Mi è mai capitato che qualcuno utilizzasse il giornale, c'è il sottosopra, per denunciare un atto di bullismo? Purtroppo no. Purtroppo mai. Mai. Perché se non si può fare, no, nel senso, possiamo per dire, sì, bellissima domanda. È un mezzo molto utile anche per denunciare, magari anche in anonimato, visto che a volte si ha un po' paura, perché purtroppo, diciamo, le bestie agiscono in branco e quindi mai da sole. E quindi magari qualcuno che, insomma, non ha il coraggio di dire direttamente la cosa, magari anche tramite il giornale, casi che si verificano in tutte le scuole, magari si può sensibilizzare questa cosa qua, cioè nel senso, perché visto che serve per fare informazione, magari qualcuno può rivolgersi a chi scrive, al caporedattore, insomma. Che io ricordo, facemmo un video, mi sa in primo, quando siamo in primo, contro il bullismo, che pubblicammo pure sul sottosopra, se non sbaglio, sì, sulla pagina. Anno, sì. Un anno alla redazione mi sa anche una cassetta nella scuola, sì. Però certamente abbiamo l'email info@sottosopra.info. Io devo dire che tutto sommato a scuola, in questi gesti, noi siamo fortunati, non ne abbiamo avuti. Anche perché abbiamo un corpo docente molto attento e quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. È una scuola sicura, serena, si lavora
A me piace la mia scuola perché quando suona la campanella vedere tutti questi ragazzi che si spostano all'americana. Perché quando suona la campanella me ne vado, al contrario. E si spostano chi nel laboratorio, chi in palestra, chi nel linguistico, e poi dopo 5 minuti il silenzio. Tutti bello a lavorare, bella, è proprio una scuola all'americana, ecco. È vero, è anche bello per noi cambiare ogni tanto classe, aula. Sentiamo pure i ragazzi, vediamo un pochino quali sono gli interessi di questi ragazzi. Abbiamo detto che abbiamo due che erano loro appassionati di lettura, ma io volevo sapere, fuori dalla scuola, scusa il micro, fuori dalla scuola, cosa fai, cosa ti piace fare, dove vanno? Ora, ma si va ancora in piazzetta, esistono ancora, esistono, sì, sì. Cioè ai tempi miei. Questa città, diciamo, non offre molto, però per quanto però mi riguarda... Però potevi venire a Carapelle, quindi... cioè, non c'è uno che poteva andare per me. Comunque, per quanto mi riguarda, vado anche io al cinema, sono anche un'appassionata. E del resto comunque studio e esco con i miei amici, quindi. It, chi l'ha visto? Io ho visto It, ho pubblicato pure la recensione sul Sottosopra e devo dire che è un'ottima trasposizione cinematografica. Ma tu l'avevi visto l'altro? Purtroppo no. No, però... io quello volevo sapere rispetto all'altro. È curioso perché vuole capire se andare o no. Un grande appassionato. Cristina starà in prima fila per il pagliaccio. Ma fa paura? Diciamo di sì. Diciamo. Diciamo. Per dirlo lui, allora io è meglio. Io ho la fobia degli insetti e dei pagliacci, quindi meglio che non vado. Cioè, tu hai i capelli color palloncino colorato. Cos'è questo fatto? Come il palloncino. Ah, il palloncino. Sembrava un'incantatrice di serpenti. Basta, quelle indiane. Vabbè. Oh, ma mi dovete capire voi. Cioè, ci vuole. No. Questo è l'elio. Quindi tu esci la sera, l'elio. Le storie tese che si sciolgono, sì. Purtroppo si sono esci, dove vai i giovani? In centro comunque, cioè, la Piazza Italia, Piazza Italia. Quelli che prima stavano nei giardini, ok, tu insieme allora. Perché giustamente sì vabbè, ogni tanto insieme, poi io diciamo più verso Piazza Giordano, difatti ultimamente la sera trovo un bel teatro, cioè offerto comunque dallo Stato, credo, che insomma è molto divertente, comunque si vede che anima un po' la città, per cui ogni tanto che passo ci vado perché mi piace. Sotto noi andavamo a giocare a pallone, a saletta, ma che generazione schifosa, cioè rendila tu schifosa, la generazione cosa fa? Perché io veramente... Avevo capito. Sì, noi ad esempio trascorriamo il sabato, andiamo un po' a Piazza Italia, un po' nella saletta, insomma... Poi diciamo che noi ora abbiamo la maggiore età, quindi con la macchina ti muovi dove vuoi, andiamo a Grande Apulia. No, ma più che con la macchina, quindi ragazzetta, porti, vabbè, lasciamo perdere. Vero? Ciao, la faccio da Marpione. Siamo in televisione. Voi che siete due donne, deve avere un po' Marpione, no? Sì, confermo. Cioè, hai provato con tutte al Pascal. Lo sanno tu? No. Non è vero? No, è bravo. Però una passi avanti. No, c'era un ragazzo, mi piace ricordarlo, a proposito di stagioni, un ragazzo, adesso sfugge il nome, ma molto bravo, e tutti aspettavano il suo articolo. Perché prendeva in giro i ragazzi, ma lo faceva in maniera simpaticissima, nessuno si offendeva. Lo spirito di questa trasmissione. Ricordo addirittura. Mandagli il suo contatto allora. Maurizio. Ogni volta che c'è una nuova canzone ci sono almeno tre categorie, nemmeno una per tre categorie di persone che si offendono. Non ho mai capito. Dovresti parlare con questa ragazza. Con Maurizio. Colpì è rimasto nella storia, no? la sua apertura dell'articolo con un rappresentante di istituto. Oh, ma ti sei levato, perché ti devo fare l'intervista? Ah, ancora. Insomma, è bello anche questo. Beh, è una bellissima penna. Mi piace queste magliette. Mi piace, sì, io diciamo sono un po' amante della musica. Però musica vera, esatto, musica metal, rock. Abbastanza dici qualche nome. Slipknot, Korn, Disturbed, Avenged Sevenfold, Amon Amarth, Arch Enemy,
Se io sono un po' più anzianotto di te, sono rimasto Iron Maiden, ovviamente quale anche Slayer, Megadeth, Metallica, Megadeth, madonna mia. Ovviamente storia della musica metal, Black Sabbath anche, insomma. Noi abbiamo visto oggi dal vivo. Abbiamo visto i Black Sabbath dal vivo, sì, non ho più. Ma io ho la passione per Ozzy, quando mi toccherà. A parte che è quello che ha fatto più cagare di tutti e quattro. Vabbè, ma ormai non è arrivato una nota dietro l'altra, cioè i musicisti, cioè so forte, insomma, cioè, sì. Un gesto avevano le palle, so quello stai dicendo. La voce. Cioè, no, dai, ma Ozzy, sai cos'è? Un personaggio ha rappresentato quella roba là, ma dal punto di vista tecnico bastano due orecchie per capire che non ce la fa. Però a vedere Ozzy. Però Dio, ho visto Ozzy dal vivo, cioè gli altri tre ti facevano schifo, non lo so. Vabbè, ma io ho la passione per Ozzy, lo sai. Giustamente, per quelli che non sanno cantare. C'è bassisti, chitarristi. Diciamo anche questa cosa, cioè, dei Black Sabbath, Ozzy era proprio... Ok, però dai, un personaggio. Ricordiamo, lui andava in giro Dio. All'epoca della scuola, lui andava in giro portando al guinzaglio una scarpa. Per me non è un genio. Per me è un genio. Stavo parlando di musica. C'era Marcello Paccio che faceva la stessa cosa. Vabbè, non, però no, però non se lo è filato nessuno. No, no, non è andato nei Black Sabbath. Forse aveva una bella voce. Sì, però aveva una bella voce. Quindi lui è l'anima metal del sottosopra. E ci piace questa cosa, cioè, anche io sono stato un adolescente, anche io avevo i capelli. Mi ha fatto morire una cosa, perché lui giustamente ha detto, ehi, me ha detto, la storia, cioè, quando c'ero io c'era mio, grazie. Vabbè, ma dai, il metal è nato a fine anni 70, quindi esatto. È normale che la storia viene da là. Io sono nato a inizio anni 70. E poi si sono sviluppati tanti sottogeneri, insomma, che poi se ascolti i metal, ascolti un new metal, è completamente diverso. Assolutamente. Ma anche il metal, insomma, sono assolutamente. Dobbiamo fare una puntata sul metal. Sei invitato. Sei invitato. Ma sentiamo il nostro caporedattore. Il caporedattore è sempre l'ultimo, cioè, ma cosa fai tu quando esci dalla scuola? A parte i compiti, che vabbè. Vabbè, il sabato a me piace uscire, camminare tanto e parlare con i miei amici e poi ogni sabato cerchiamo di provare un nuovo posto dove mangiare. Questa è un'altra cosa tipica nostra, no? È vero. Io oggi andiamo a provare, ha aperto quello che le muovo. Soprattutto andiamo. Quando piove, perché non sai dove andare. Ma anche quando non piove, cioè c'è sempre il posto dove... Anche perché dopo un mese che è stato a Londra, noi abbiamo avuto due bellissimi pong quest'estate, uno a Dublino e uno a Londra, e lui è venuto con me a Londra. Non è che si mangiasse bene, No, assolutamente. Una cucina diversa. Possiamo confermare. Diciamo che a Londra, quindi... la nostalgia della nostra cucina c'era tutta. È vero. Ma io ovunque sono andato in Spagna, io sono stato in Spagna, Inghilterra e Francia, tutte e tre, cioè non vedevo l'ora di tornare in Italia, dicevo, cioè l'ultima volta, ragazzi, io ho mangiato ovunque, qualunque schifezza, però vabbè. No, vabbè, anch'io ho provato le cose tipiche, purtroppo ho provato anch'io le cose tipiche. Ma anche perché a Londra di tipico non c'è niente in realtà. Fish and chips, ma cioè alla fine non c'è qualcosa di veramente tipico, perché Londra è un melting pot, no? Cosmopolita. C'è un po' di tutto, cioè in Francia c'è la cucina francese. Solo da se il sidro. Però il sidro, ragazzi, ce lo siamo portati qua. Che però c'è anche, insomma, in Austria, in Germania. Però quello inglese è un'altra roba. Anche in Francia vendono il sidro, però rispetto a quello dell'Inghilterra è un'altra roba. Per un periodo l'hanno venduto anche in Italia. Ma comunque stavamo parlando del Pascal. Cioè, il Pascal che è stato a Londra, a Dublino, con i suoi ragazzi. Stavamo massacrando l'aspetto culinario londinese. Infatti, quali sono i locali che vanno più forti? Adesso ci prepariamo per Bruxelles. Cosa fate? Adesso a novembre c'è il primo gruppo che dovrebbe partire, le prime tre quarte per Bruxelles, visita al Parlamento Europeo. Quindi le quarte vanno lì e fanno la loro sicuramente loro non viaggio ci troverete di istruzione. Salvini, perché non ci va mai, però perché? Va 95% di assenteismo, poi sì. Può essere che ne ha beccata giusto il giorno che esce. Vabbè, noi ci prendiamo le distanze dalle affermazioni fatte. Io non vogliamo... sono d'accordo con lui. Allora, queste immagini 95% eccole qua, andato, queste sono certo. Ecco, questo è 2012-2013, quindi insomma sono un po' di repertorio. Immagini di repertorio. È una bellissima cerimonia che abbiamo noi al Pascal, sono ormai anni. All'americana anche fatta, questa, no? Subito dopo, l'anno suo, era giusto che i ragazzi e le eccellenze venissero premiate. Anche la consegna dei diplomi ci sembrava quello stile americano che tanto ci piace. E quindi abbiamo voluto questa festa del diploma. Bello. E siamo arrivati al 12° anno, eccoli qua, gli alunni
più meritevoli, quelli che escono con il 100, lasciano un pensiero ai ragazzi che poi arriveranno dopo di loro. Che bello! E ricevono il diploma, una bellissima serata, fanno le foto con i professori di rito e quant'altro, e poi c'è la consegna delle borse di studio a chi per merito e a chi ha per questi letti. Computer sono quelli che non ci sono più? Ecco, sì, questi sono quelli che non ci sono più. Dai, e non li vogliamo vedere. Gli intelligentoni che li hanno rubati, sì. Ma la scossa elettrica arriverà anche per voi. Sì. Non si sa mai dovesse esplodere uno di quelli in mano. Infatti. Vediamo questo come un po' in faccia, rimangono sfigurati. Insomma. Sarebbe il karma che agisce. Beh, su 22 qualcuno potrebbe. E infatti ho detto il karma che agisce in questo caso. Allora facciamo un appello. Uno di quelli tra due giorni esploderà, quindi fate prima a ridarli insieme. Perché non sapete. Noi sappiamo come disinnescare. Oh, la cosa bella che dicevano loro è non comprateli, non comprate, non sono usati i computer, quando uno dice oh, il computer sono rubati, quindi si chiama ricettazione, non comprateli, anzi segnalate se li trovate su Subito. Io una volta ho trovato uno su Subito e l'ho denunciato, che vendeva un'anfora di Erdonia da Torino e la vendeva su Subito.it originale, e io ho detto scusami ma... Ma da dove arriva? No, quello mio nonno faceva il tombarolo, bravo, bravo, e li hanno sequestrato naturalmente. Loro lo fanno con simpatia, oh, così come con simpatia. Ma poi mettono su Subito.it, era anche geniale. Fa capire che era un genio, era un genio. Non era proprio Arsenio Lupin. Assolutamente, assolutamente. Qual è, stavo chiedendo a te, quali sono i locali, quelli di Magnatoria, che vanno... Facciamo una recensione dei locali. Facciamo un trip advisor live. Pub, però noi essendo tutti minorenni non potevamo entrare. Ah, nei pub non si può entrare? No, purtroppo. Loro no. Invece a Dublino ci è andata meglio perché erano tutti maggiorenni e abbiamo partecipato a una festa celtica molto bella. E siamo diventati protagonisti perché malauguratamente la persona che animava la festa si è rivolta a noi italiani. Non si è capito più nulla. Infatti alla fine ha detto ragazzi calma, calma, perché sennò qua... Ed è stata una bellissima serata, ci siamo divertiti. Quindi pub, ora tu non sei ancora maggiorenne, quindi non si prende... Non sapevo questo fatto. No, a Londra sono molto restrittivi da questo punto di vista, anche a mezzanotte, se beccano qualcuno a mezzanotte con una bottiglia di birra in mano ti fanno la pelle. C'è il ritiro della licenza. C'è il ritiro della licenza. Con la tuta. In alcuni locali, perché c'è la diceria, diciamo il luogo comune che le persone in tuta sono quelle che solitamente bevono e arrecano problemi all'interno dei locali. Il barese del po', vero scamarcio praticamente. Cioè un po' come fanno a Foggia quelli grezzotti con la tuta della Leggea. Però ecco, diciamola così, è quella. Cioè, non ce ne voglia la Leggea, che è un'ottima marca, però un po' il grezzotto va con la tuta della Leggea rossa. O della Leggea o della Givoma. Eh? Esatto, o della Givoma, è vero, è vero. Sono quelle. Noi stiamo facendo questa cosa perché loro sono dei giornalisti e quindi osservano. Il foggiano va così, pure il foggiano, un'altra cosa tipica del foggiano, è andare in piazzetta col bicchiere di vino, però tu non bevi, e salutarsi. Tutt'appo? È un classico, no? Quello col borghese. Ma il vino magari, infatti, spesso è il Bacardi, c'è cioè, tipo tre di gradazione alcoliche, fanno finta di essere un briaco con il succo di frutta un po' corretto. Assolutamente, quindi non è cambiato molto. Devo frequentare, perché questa cosa mi sfugge, no? Ormai l'età ci impedisce, no? Cioè, però manca i tempi nostri, Non c'erano queste cose, dai. No, ma nel mio liceo il cicchetto non c'era. Avevamo altri modi. Nel mio liceo andava molto sta roba, cioè stavano i fighetti della mia classe che venivano sistematicamente. Ma ieri sera tu i Bacard, cioè convinti che io due bottiglie di vodka liscia, facciamo a gara, ma loro non bevono perché sono virtuosi. A chi piace fare, a chi vorrebbe fare il giornalista dopo la scuola? Nessuno. Secondo me lei, guarda, ha fatto una faccia. Anche Mattia, secondo me non... No, Mattia? Giornalista d'inchiesta, mi piacerebbe. D'inchiesta, il Lucarelli della situazione. Adesso sta lavorando a un'altra inchiesta. Cioè, adesso stiamo per l'accredito alla manifestazione che ci sarà e i ragazzi vanno come dei veri e propri giornalisti, per cui noi chiediamo l'accredito, eccetera. Abbiamo anche in trattativa una bellissima cosa che abbiamo fatto negli anni passati, speriamo che si ripeta, una collaborazione con il Foggia Calcio.
Quindi andare allo stadio come dei veri e propri giornalisti, raccontare la partita. Cioè, almeno in Tribuna Stampa sta qualcuno che scrive, sono loro che in Tribuna Stampa sono tutti quelli che scrivono la Gazzetta del Balengo, cose sconosciute, almeno qualcuno che scrive, mi fa piacere. Raccontare la partita, poi magari scendere giù in sala stampa, ascoltare e perché no qualche domanda ai protagonisti. Soprattutto a Guarna, perché fa il portiere, insomma ci possono fare tante. Cioè Emperor, ad esempio, una domanda a Emperor, come mai giochi a calcio? Cioè... Sì, esatto, come mai? Ma c'era l'hockey su pista che poteva andare per noi terra, prendiamo sempre le distanze, queste affermazioni io no, non io ci appartengono. Me l'ha detto che era pericoloso. Ma non ragazzi, ma vi rendete conto che i risultati del Foggia sono iniziati andando sempre migliorando da quando si è infortunato Emperor? Secondo me non è una diciamo coincidenza questa cosa. Vabbè, comunque. Comunque arriveremo ai playoff. A me piace il Foggia. No, registrata un po' la difesa, guarda, a me però, piace. Cioè, se metti Cristina in porta, a fare buongiorno, para di più di Guarna. Vabbè, ma anche da Guarna fino a un certo punto, cioè che vuoi, se alla fine, cioè, vedi col Cesena, c'è cioè, 400 rimpalli difensori così, sembrava che se fossero, non lo so, ipnotizzati da questo... Vabbè, diciamo, vabbè, non fa niente. Ma allora, facciamo parlare un pochino i giornalisti. Quindi, tu, giornalista, hai detto... Per quale testata ti piacerebbe scrivere? Non lo so precisamente. Cioè, ma web, qui... carta stampata, radio, TV? Io preferirei web perché comunque mi piace di più, cioè lo farei con più voglia secondo me. Però il web è un'arma a doppio taglio, che su web scrivono anche un sacco di mentecatti. Infatti diciamo. Anche perché poi scrivi una cosa e capiscono un'altra, però bisogna sempre poi sapete attenti. Che in questa trasmissione ci hanno letto tutti i colori, io sono gay e omofobo contemporaneamente, sono fascista e comunista contemporaneamente, amo e odio gli animali, cioè praticamente sono bipolare, secondo io. A me hanno detto che ce l'ho con le scuole pubbliche, non so secondo quale principio. No, non si capisce. No. A me non hanno detto ancora niente, tranne il fatto dei pantaloncini corti. Ah, i pantaloncini corti. A me hanno detto solo i mutande da fuori. Ah sì, questo è un pantaloncino. Sì, vabbè, insomma, tutti i colori. Okay. Quindi web. Sì, web. Web. Televisione non ti piacerebbe? No, televisione. No. Perché? Non cioè, ora vedi, hai una telecamera davanti a te, vuoi fare un annuncio? No, nessuno. Cercasi. No, nessun annuncio in particolare. Niente, ho iniziato a fare così come D'Alema. Calma, non ti preoccupare. Tu invece? Anche io preferirei web, ma più che altro per il fatto che il giornale sta sparendo. Cioè nessuno lo legge più cioè, e infatti il sottosopra lo leggono più della Gazzetta del Mezzogiorno, sappiatelo. Sì, comunque sta andando di più web che il giornale su carta. Quindi sempre redazione web di un giornale. Sì. Ok. Tu invece, Marchione del gruppo? Ma io non sono portato per la scrittura. Cosa vuoi fare dopo la scuola? Dopo la scuola vorrei provare l'università per vedere almeno questo cosa? Mondo. Allora, dato che esco da una ragioneria, vorrei provare economia. Economia e commercio. Economia e commercio, quindi vorrei provare questa esperienza, non so se a Foggia o da un'altra parte, insomma... Però economia e commercio. Tu invece, dici qualcosa di bello, di metal, dai. Io infatti vorrei fare il bassista. Oh, il bassista! Io amo il basso alla follia. Ma lo suoni già? Il basso strimpello, imparato da poco, ecco. Mi piace questa cosa. Sì, mancano i bassisti in giro, suonalo perché lo so, infatti. Già trovarne uno serio che voglia suonare. Sì, c'è sempre il chitarrista che poi si mette al basso, però sì, il bassista serio. Vabbè, è nato così dai tempi dei Beatles. Sì, da sempre. Chitarra, pensa che il nostro bassista è un polistrumentista. Sì, ma quindi... Come quando giochi a pallone il successo si mette in borsa. Sicura cosa facciamo? No, ma così già dai tempi dei Beatles, c'erano già tre chitarre, è entrato George Harrison, Paul McCartney, ha detto vabbè. Suonate già in due, a sto punto mi metto al basso e suono il basso. Anche Paul McCartney, un altro polistrumentista. Attenzione. Allora. Quindi tu bassista, ti piacerebbe fare ovviamente professionismo, immagino. Cioè, no? Il bassista, cioè il gruppo dove ti piacerebbe suonare? Un gruppo particolarmente, i Red Hot Chili Peppers. I Red Hot Chili Peppers, per la tosse, il bassista è... Proprio per quello, perché Flea non sarà facile. I virtuosismi di Flea sono qualcosa di assurdo. Vero. Lo sento vicino questo. No. Tu invece cosa vuoi fare? Cosa voglio fare? Non lo so ancora, ci sto pensando e ho un altro anno di tempo perché pensandoci no, non voglio arrivare a un certo punto nella vita e dirmi che ho fatto la scelta sbagliata. Vero. Molto riflessivo. No, il caporedattore. Lui è proprio caporedattore nell'anima. Musica, che musica ascolti tu? È pop e soul.
Pop e soul, mi piace, tu lo sappiamo. Io ho una cultura più che altro. Tu ovviamente fai i DVD da già formato, cioè lo sappiamo tutti, da, cioè, un po' di dignità. No, diciamo che metal e dubstep più o meno, grossolanamente, sono suoni forti, quindi ho una cultura tendente, diciamo, più elettronica rispetto, perché sicuramente lui dice, no, questa è musica vera, col basso, però voglio dire, anche... Roba da metallari, cioè la techno, queste cose qua. Però no, permettimi di poterti mettere in difficoltà, chi ha inventato la dubstep? Ma secondo me Skrillex. Sbagliatissimo, DJ Accia nel 2001. Ah, ecco. Ah, lui è un'enciclopedia, mi ha lasciato lo pezzo. DJ Accia nel 2001 è stato il primo a fare la scomposizione ritmica del dubstep. Skrillex ha semplicemente preso quel genere lì, indurito i suoni e se ne è appropriato, però non l'ha inventato lui. Esisteva già nel 2001, mentre invece il primo disco di Skrillex è uscito nel 2009, che rimostra il Nice Spirit. Il prof, cioè conosciamolo fuori dalla cattedra. Stendiamo un velo pietoso perché me ne dicono di tutti i colori. Tiziano comunque Ferro, io appartengo alla stagione. Non Tiziano Ferro. No, alla stagione dei cantautori. Per cui... italiano. Comunque musica certo. Seria. De André, Lucio Bustis, carne uno. So che non sono i tuoi gusti, però... I miei sì, però... No, De André. Cioè, è un poeta, è un'espressione altissima della musica italiana. E poi De Gregori, Dalla... Insomma, i grandi nomi prestigiosi. E noi ci siamo... Guccini, padre. C'è qualcuno? Certo. Io sono sempre stato pro Rino Gaetano, non so perché. Anche Rino Gaetano. Ma non perché, certo, senza sì, nulla togliere agli altri, però no, Rino Gaetano e Dalla, secondo me, avevano una vena ironica che pungeva un po' di più degli ma altri. Ma tu sei un po' così anche. E quindi sì, io vengo da Rino Gaetano per quel motivo. Per mettere una canzone di Andrea nel repertorio che c'è con lui. Infatti. Però la fate. Sì, facciamo un giudice. Un giudice, infatti, mi ricordo. Oh, non abbiamo detto, scusate, le nostre girl. Io preferisco il pop, più che altro sono un'appassionata di Ariana Grande e a volte però ascolto anche il rap. Però mi piace ascoltare tutti i generi in generale. Attenzione, perché se ora mi dici tu quello che ascolti, stiamo per raggiungere un record. No, io non ascolto per niente la musica italiana, mi piace solo e solamente diciamo canzoni inglesi, musica elettronica. Ho iniziato ad ascoltare il rock e poi la musica pop in genere. Laura Bosini non è stata nominata, neanche Mamma Roller, Alessandra Moroso, esatto, andate tutti a Pascal, che c'è almeno di musica qualcosa. Però visto che stiamo parlando di musica, per me visto quando fai Striscia la Notizia esce sotto messaggio promozionale, io farei vedere la locandina delle Wolf, visto che sta per succedere un evento abbastanza raro, ovvero sabato suoneremo a Foggia. Sì, cioè, suoneremo a Foggia, suoneremo a Foggia. Sì, assolutamente. No, anche perché sta piovendo. Sì, infatti oggi piove. Infatti vedi, proprio perché vedi, dice, oh, suonate a Foggia, piove, abbiamo fatto la foto con gli ombrelli, non è esatto. Anniversario, nono anniversario della dedicazione dell'unica chiesa sponsorizzata da una casa automobilistica, no? Sì. La BMW, Regina della Pace. E tra l'altro presenterà la serata un'altra nostra vecchia conoscenza, che è Giuseppe Gaeta. Presenterà la serata, e tra l'altro è lui che ci ha voluto proprio in questo evento, perché ci ha messo in contatto con gli organizzatori. Insomma, ci fa molto piacere, come sempre saremo con tutta la band, rivedrete, diciamo, il fra virgolette the best of, come si dice, insomma il meglio della tournée che abbiamo portato quest'estate, cioè nel senso che avremo un'ora di esibizione, in quell'ora concentreremo, insomma, le cose più belle fra virgolette di quello che è stata la scaletta del tour dalla parte del lupo del 2017. Quindi 28 ottobre alle 21:30 alla BMW, la Beata Maria Vergine. Diciamo la cosa importante, come si dice a Foggia, è a gratis, quindi entrate, cioè non si paga. Quando una cosa è gratis si fa pure un bis. Bravo. E quindi visto che è la cosa più importante, perché sennò le persone ci cominciano a scrivere quando si paga. Non si paga, quindi venite. Vabbè, che qui non sono venuti manco coi biglietti gratis. A proposito, i biglietti non li avete più ritirati, avete perso ogni diritto, vergognatevi. Siete dei geni. Comunque, sì. A parte questo, insomma, potete venire a vederci il 28, vabbè, tanto lo ricorderemo durante la Ma io tremo, perché prima del 28 ci sarà una puntata con questi due e un altro... E lanceremo un'altra locandina ancora, perché lunedì 30, lunedì prossimo, inizieremo un programma web in diretta. Il 26 sarete qui in trasmissione? Il 26, giovedì, saremo qui in trasmissione con il terzo protagonista di questo nuovo progetto. Che non diciamo chi è, ma sarà una cosa veramente bellissima.
non so, là veramente ogni puntata rischieremo 15 querele al giorno. Assolutamente. Perché io sarò in mezzo a loro due. Se c'è un avvocato tra i telespettatori. Non c'entro niente io. No, vabbè, tu c'entri, tu vedremo c'entri. Come andrà a finire. Ho dai. Già visto il promo. Beh, io adesso vorrei parlare anche di un'altra cosa a proposito del Pascal, perché so che vi state ampliando, state facendo dei nuovi... È tipo dei nuovi indirizzi, delle nuove iniziative. Sì, siamo alla vigilia dell'orientamento, anzi è già cominciato l'orientamento dei ragazzi delle scuole medie. E la nostra proposta formativa si amplia. Noi abbiamo amministrazione, finanze e marketing con sistemi informativi aziendali, ed è il corso che hai fatto tu. E sarà anche nostra ospite, sì. Lo possiamo dire, sei ospite nell'orientamento, parlerà ai ragazzi di terza media, perché anche il suo diploma ci racconterà come è andato all'inizio, prima della svolta musicale. Ciao, sono Cristina. Ciao, Cristina. Ciao, sono Cristina. E quindi a me al liceo Marconi non mi chiamano a fare l'orientamento. Chissà perché. Per quale motivo, ma potrei dire cosa ne penso. No. Il motto della nostra scuola, un alunno è per sempre. Ah, ecco. Quindi noi ci ricordiamo sempre i nostri. Ma non è quello del e quando possiamo dargli una mano, volentieri scuola. Diamo anche una mano. E quindi abbiamo anche la novità dell'indirizzo già dall'anno scorso, che è informatica e telecomunicazioni. Questa è la novità dell'anno scorso, che quest'anno ha avuto il suo boom. Abbiamo fatto 5 prime quasi con il nuovo indirizzo. E adesso l'altra novità di quest'anno è amministrazione, finanze e marketing, opzione sportiva. Che è importante, ecco, soprattutto quindi... la prima parte, perché oggi diciamo che come corrono i tempi, se non capisci di marketing rimani un po' fuori dal mondo, quindi qualsiasi ambito e mestiere. È trasversale a tutto ormai, il marketing è fondamentale per qualsiasi realtà privata. Ma io anche devo fare i complimenti, perché insomma è importantissimo che una scuola nata come ragioneria, perché ai tempi nostri era programmatore. No? Ecco, si trova in Viale di Vittorio. Esatto. Ecco. Infatti il logo del Pascal, approfitto perché così ogni tanto lo ricordiamo dopo molti anni, perché molti lo dimenticano, a me piace tantissimo, ha dentro un linguaggio binario, se si riesce a prendere il nostro logo da qualche parte. Se riusciamo a trovare il logo. Il linguaggio binario, che è stata la rivoluzione digitale, no? Esatto. E quella, nel linguaggio binario c'è scritto, diamo un premio, ecco, facciamo così. Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto nel nostro logo? Sì, nel logo, eccolo qua. Nel logo del Blaise Pascal 11110, quello è un linguaggio binario che chiede del mestiere. C'è scritto qualcosa che io so. C'è scritto qualcosa a proposito del programmatore, a proposito di Viale di Vittorio. Cosa c'è scritto? Diamo un premio, una maglietta del Blaise Pascal. Oh, fantastico! Voi sapete ovviamente cosa c'è scritto. Sì, dalle facce. Sì, lo sapete. Anche noi che abbiamo fatto il liceo Marconi, anche lei che è stata al Pascal, anche i nostri telespettatori lo sanno. E vinceranno la maglietta. Esatto. Il Pascal, che ormai saranno una ventina d'anni oramai lì in Via Napoli, no? Dal 2000 siamo 17 anni, siamo in Via Napoli, prima eravamo a Viale di Vittorio. Viale di Vittorio, ricordo, perché quelli del Pascal arrivavano davanti a quelli del Marconi e ci avviavamo tutti al I centro cortei. Per picchiare quelli del Volta. Benissimo questo, cioè questo è il mio ricordo. La spalla forte quando sì, aspettavamo sempre quelli del Marconi. Lo spallaccio. Per fatti loro. Allora. Che ore sono? Siamo quasi in chiusura, un po' di tempo, un pochino di tempo ce l'abbiamo ancora. Ce l'abbiamo ancora un po' di tempo. Facciamo fare qualcosa di televisivo a loro. Sì. Lo spot del Pascal fatto dai ragazzi del Pascal, sto sentendo le parolacce pensate dai ragazzi, soprattutto si percepiscono nell'aria. No? Vieni al Pascal perché? Ecco. Vieni al Pascal perché facciamo iniziare lui, che ma non, la linea, cioè non è neanche giusto. Ecco, primo piano sul nostro capo redattore, che ricorda come ti chiami? Mattia. Vieni al Pascal perché? Vieni al Pascal perché ci sono tante attività che puoi fare,
tante materie interessanti e che possono darti un'opportunità nel futuro, e soprattutto gli insegnanti non sono così male, almeno il 90%. E il 10% quello è quello che mi preoccupa. Lui fa parte del 10% o del 90%? 90%. 90%. Beh, grazie. Pensa che al mio liceo era al contrario, però vabbè, meno male, meno male. Pino Scotto. Vieni al Pascal perché ti diverti, perché è una scuola bella, un ambiente bello, un contesto dove ti senti a casa. E anche ti diverti e studi naturalmente. Cioè ovviamente perché lo studio in primis, però comunque la cosa bella è che lo studio non lo senti sempre pesante, ecco, quindi è come sentirsi a casa quando entro dentro la scuola. Perfetto. Ma vieni a Pascal per inquadrare, diciamo, il tuo futuro, per vedere, per avere delle idee chiare su quello che dovrai fare dopo. Io ad esempio ho le idee chiarissime di ciò che devo fare l'università di economia, quindi Pascal, diciamo, che forma in una maniera, diciamo, come posso dire, professionale. Professionale, sì. Ecco. Oh, e anche perché è un po' fuori foggia e lui può accompagnare le ragazze con la macchina, ma questa cosa non si dice, vero? Dai, di la verità. Ancora non ho. Ma hai fidanzato questo? Ancora non ha la macchina. Ancora non ho. Non hai la macchina o la fidanzata? Tutte e due. Non hai nessuno. Ah, fai un appello. Fai un appello. Vieni a Pascal perché cioè, sto io. No, fai un appello proprio, compratemi una macchina, ho bisogno di una fidanzata. Cioè, quindi cerchiamo una fidanzata a questo. Con la macchina. La Michele, Michele. Vogliamo? Michele. Michele, troviamo una fidanzata a Michele. No, con la macchina. Stare, stai bene uguale. Ma preferisco divertirmi, cioè. La fidanzata non è che ti ammazzi, vabbè, cioè. Vabbè. Ah, dici rompe le scatole. Vabbè, ma l'età vostra non rompe le scatole. Vabbè. Attenzione. Allora, vieni al Pascal. Anche voi cercate fidanzati? No. Avete già fatto, già. Ok. Allora, vieni al Pascal perché fai tantissima esperienza sia nel mondo lavorativo, quindi con l'alternanza scuola-lavoro, e sia perché in ambito sociale ti fai tanti amici, fai, diciamo, viaggi all'estero, per cui hai anche esperienza, insomma, sono sempre cose che vanno nel curriculum, e perché è una scuola molto valida, secondo me. Bene, bene. Vai al Pascal. Vai al Pascal perché è innovativa, comunque il mio indirizzo amministrazione finanza e marketing unisce l'economia aziendale all'informatica, che comunque al giorno d'oggi sono indispensabili per il futuro. Bello, mi piace, mi piace. Il prof, invece, il prof. No, a me, sì, no, non voglio fare lo spot, però mi riallaccio a quanto diceva Veronica, l'alternanza scuola-lavoro, un altro capitolo importante del Pascal. Noi abbiamo chiuso collaborazioni con grossi brand, ho sbagliato nome, è la sorella gemella Valeria e lei sì. No, abbiamo detto troppi alunni. Dicevo, grossi brand che ci stanno dando una mano, non ultimo anche la Nokei, questa grande software house che ci affiancherà, il McDonald's, Aquilano, sono brand del territorio molto importanti, dove i ragazzi fanno delle esperienze notevoli, la Confcommercio, disponibile già da 2 anni a lavorare con i nostri ragazzi, l'Unicredit, il colosso bancario, e già con l'Unicredit abbiamo avviato dei percorsi già da 3 anni, quindi un'alternanza significativa, importante, dove il ragazzo già dal terzo superiore incontra il mondo del lavoro. Questo è fantastico per noi del Meridione, certo, perché dobbiamo superare un gap che ci separa con il nord. Noi aspettiamo il quinto per cominciare a parlare di lavoro, invece adesso con l'alternanza scuola-lavoro già in terza è possibile discutere di lavoro, anzi fare gli stage nel mondo del lavoro, prendere iniziativa. L'ultima arrivata è la di Campus, un co-working, un incubatore di impresa dove i ragazzi lavoreranno sulle start-up. E questo è fantastico, formazione imprenditoriale, eccoli là, sono loro che saranno coinvolti, la quinta A, la quinta D e anche una terza. Facile anche per l'immissione nel mondo del lavoro, poi sì, la certo, sì, sì. E dove questo co-working appena nato, incubatore di impresa in via Napoli, di Pachi Russo e di altri che credono nella creatività dei nostri giovani, ci saranno anche possibilità di finanziamento reali di queste start-up,
e ci saranno anche tantissimi eventi che a breve saranno annunciati alla città. È un servizio fatto per l'imprenditoria giovanile foggiana e noi del Pascal abbiamo già messo il nostro logo, la nostra presenza quello in questa, sistema binario, certo, quel sistema binario che dire, vincerà la maglietta chi assolutamente Verona, mi sa che avete convinto anche lui a scrivere al Pascal. No, tutto qui vedi, si parla di amministrazione, marketing, economia aziendale, avete convinto iscriversi a startup, cioè tutte cose che guardano dei valori che esisteranno. Poi ci stanno le scuole che insegnano ancora latino e greco, che la gente parla più da c'entra. Sono felicissimo di aver imparato il latino, perché ho ragazzi, lo dico, è una formazione diversa. Ma lo sai qual è il problema serio oggi? Oggi il problema è che cioè, la scuola spesso, cioè spesso ci sono delle cose che studi a scuola che cioè, servono a fare dei lavori che ormai non esistono più. Cioè, nel senso, dei lavori che non esistono più, visto che il mondo si sta sempre più evolvendo. Cioè, vedi, magari vai da alcuni, cioè, gli sì, però, parli di start-up, non sanno neanche che cos'è. Però se tu non avessi cioè, fatto latino, non avessi senso, scritto un sacco di canzoni, ti posso assicurare. Ecco, sì, dai, diciamola, sì, diciamola, sì, perché... Sì, che avevo tre in latino, perché non avevo fregato una mano. Cioè, quello perché tu eri ha sbagliato indirizzo, forse. Infatti, ha sbagliato indirizzo. Sì, ma io l'ho sempre detta questa cosa. Oh, ma c'è qualcuno, qualche alunno del Pascal che poi è diventato famoso, a parte Cristina? A parte Cristina, noi abbiamo, sì, qualcuno che colleghiamo durante l'orientamento, abbiamo... Adesso mi sfugge... Simona Mazzeo, l'altra sì, che sì, sta facendo questo percorso diciamo canoro musicale, e poi abbiamo anche quelli che si sono affermati nel mondo del lavoro, la direttrice di Amazon Italia a Milano è una nostra ragazza, così come anche un altro ragazzo che ci è venuto a trovare, io purtroppo i nomi sfuggono perché sono tantissimi, ho 18 classi. Quindi, mamma mia, capitemi, però ovviamente poi i visi non si dimenticano, e abbiamo dei ragazzi che abbiamo collegato da Boston, che sta lavorando a Boston, altri abbiamo collegato con Germania, Pietro Pagliarulo, mi piace ricordare, che lavora nella BMW, è un ingegnere cresciuto al Pascal e poi esportato all'estero. Ma anche fare la direttrice di Amazon, cioè lavorare alla corte di Bezos non è una roba assolutamente, anzi, Amazon è un colosso, è attualmente l'industria più proficua al mondo. Amazon. Cioè soltanto io gli ho pagato l'università, ha superato anche Amazon, il figlio del signor Amazon per tutti gli acquisti esatto, che faccio, sì. Oh, poi abbiamo il futuro bassista di Red Hot Chili Peppers, certo. Abbiamo già è andata, ormai. Solo che quando tu diventerai il bassista, quelli saranno storia. Oh, saranno storia. No, ce la suonano ancora. Secondo me almeno per altri 10 anni tireranno avanti. Beh, sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, suonano ancora i Rolling Stones, quindi figuriamoci. No, ce la fanno i Red Hot. Ce la fanno. Allora, noi abbiamo terminato. Domani che cosa c'è? Domani c'è un cantante, però ora non mi ricordo il nome, però c'è un cantante, non è Tiziano Ferro, quindi potete vedere la trasmissione, siamo contenti. Noi ringraziamo moltissimo il professor Denti e i ragazzi del Pascal, perché ecco, hanno dimostrato che insomma non è che tutti quelli delle Dall'Oro sono scemi, loro sono intelligenti e sono felicissimo. Hanno dimostrato che c'è una speranza nelle nuove generazioni, esatto, che non sono tutti come il liceo della scuola mia, cioè per dico in generale, hanno dimostrato tante cose positive, cioè, ecco. La vuoi proprio questa decisione? Ti vuoi dissociare subito? Sì, prendo... si dissocia anche stavolta. No, anche se perché vengo preso... dal liceo classico, scusa, quindi voglio dire. Se non abbiamo preso la querela in questa puntata, non la prenderemo più. E ringrazio di aver fatto il liceo classico. Assolutamente, ringraziamo soprattutto il McDonald's, e grazie per essere stati con noi. Volete salutare qualcuno? Non me ne frega, assolutamente. Ciao! Mi chiedo spesso perché dovrei essere assemblato e programmato come un robot di latta e di tendenza capibile da tutti e che ti dice sempre di sì. E non do peso alla maggioranza, non è importanza, è stravaganza, sarò sempre come te.
supermercati Convi. La differenza in evidenza. Conquistavano subito. Il suo garzone si era innamorato, ma non aveva il coraggio di dichiararsi. Ma Leo la sapeva lunga in fatto di dolcezza. E vissero tutti felici e contenti. O quasi. Fatti in casa di Leo. Bontà senza olio di palma. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. Nel nuovo numero di Convi Magazine. Seguici in diretta TV su Teledauna, canale 87. In questo numero, cucina, castagna, le tanti doti dell'avvertissimo frutto autunnale conferiscono l'energia giusta per affrontare la nuova stagione. Tempo libero, partita Foggia Fotografia, la Puglia senza confini, lifestyle. Arriva la Rewind Style Mania, i nonni dettano le tendenze. Nutrizione, oggi cari lettori vi parlerò dei cavoli. E in più gossip, news, attualità, eventi, mostre, sagre nella nostra provincia e non solo. E in più tutti i tuoi programmi televisivi preferiti. Tutto questo ed altro ancora, solo su Convi Magazine. Since we're not.